Questo è un braccio di ferro tra il Comune di Livorno e di nuovo la Regione. Lei è consigliere regionale, che cosa succederà a livello di consiglio regionale? Ma io ritengo che ci sia un braccio di ferro tra una regione toscana, tra un servizio che vale circa 6 miliardi e mezzo di euro, una cifra spropositata, e grandi gruppi, banche che sono interessati a queste entrate. Allora dobbiamo scegliere se rispettare l'esito referendario, dove i cittadini hanno detto che servizi pubblici come acqua e rifiuti vanno gestiti a livello pubblico comunale, oppure se scegliere altre strade. Noi vogliamo rispettare il referendum, vogliamo rispettare l'esito dei cittadini, vogliamo rispettare quello che dice l'antitrust. L'antitrust dice che per ottimizzare la gestione dei rifiuti ci vogliono bacini di 100.000 abitanti, 90.000 tonnellate, ogni 5 anni bisogna andare a gara. Guardate cosa è successo a Autosud, dove ha gestito il PD, dove ha governato il PD, la gestione è risultata fallimentare. Provincia di Grosseto, raccolta differenziata al 34%, Regione Toscana 14esima in Italia per raccolta differenziata, siamo i peggiori come produzione di rifiuti, 598 kg a testa. Non funziona, il PD non sa governare. Voi come Commissione Ambiente Regionale avete chiesto l'audizione di tutti i soggetti interessati, esatto? Esattamente, noi vogliamo vederci chiaro, vogliamo capire il professor Frey, che venga a riferire anche in Regione, Nogarin, Edo Bernini del settore ambiente e energia, vogliamo che venga a riferire anche Borchi di Atto. Chi gli ha detto di scrivere questa lettera? Perché l'hanno inviata? Perché hanno omesso queste parti importanti? C'è qualcosa che non funziona, sotto elezioni, allora stanno strumentalizzando loro. Che sta succedendo, Regione Toscana? Non vogliamo fare le elezioni sulla pelle dei cittadini. Livorno sotto elezioni continua a essere il lago della bilancia, continua a essere un punto di riferimento dove guardano tutti. Eh beh, evidentemente vogliono indicare questa cosa per nascondere qualcos'altro. Allora andiamo a vedere dove ha governato il PD, no? Che cosa è successo? Ripeto, Provincia di Grosseto, 34% di raccolta differenziata. Vuol dire che non funziona. L'Europa ci chiede di adottare l'economia circolare, noi abbiamo fatto un atto in regione dicendo facciamo quello che chiede l'Europa, rifiuti zero, chiudiamo progressivamente tutti gli inceneritori, non ne facciamo di nuovi, gestiamo in forma consortile col controllo dei cittadini, non dei partiti, i servizi pubblici essenziali, e loro stanno parlando ancora di Livorno, c'è qualcosa che non va. Lei parla di comportamento antidemocratico del PD, della regione. Beh, mi sembra abbastanza palese, si utilizza il bavaglio ogni qualvolta c'è democraticamente qualcuno, e in questo caso è il più grosso comune dell'ambito, che vuole del tutto legittimamente esprimere una politica di dissenso rispetto a quello che è una pratica portata avanti dal Partito Democratico, che va contro quelle che sono le tendenze di tutto il resto d'Europa, va contro quelle che sono le pratiche del riciclo e del riuso, intensifica quello che sono l'utilizzo degli inceneritori, addirittura ne vuole realizzare un altro nella Piana Fiorentina. Credo che ci sia assolutamente coerenza nel dire che abbiamo piena legittimità di portare avanti invece quelle che sono le politiche che vuole un'Europa che oggettivamente va in un'altra direzione. Questo il Partito Democratico non lo comprende, lo sta facendo nell'acqua, lo sta facendo nella sanità, lo sta facendo nei rifiuti, e noi non possiamo ovviamente che contrastare in modo assolutamente legittimo quanto viene portato avanti. Buon lavoro a tutti. Grazie, signor. Grazie.